Bene. Stretto di mano. A questo punto. Perfetto. Grazie. Professore. Presidente, oggi una sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Di cosa si tratta? Il Parco Nazionale del Gargano, con la sottoscrizione di questo atto d'intesa, di questo protocollo, che vede quali partecipi anche le università, il Politecnico, l'Università di Foggia, l'UAV di Venezia e il Politecnico di Bari, mira a realizzare una summer school, quindi un corso di formazione sul campo per laureandi, per dottori e ricercatori, al fine di individuare le azioni migliori per poter rendere i piani, uno di quei tanti che ci sono sul nostro territorio, più aderenti alla realtà territoriale del Parco Nazionale del Gargano e attraverso queste azioni poter individuare concrete, serie attività di sviluppo sostenibile per il nostro territorio. Abbiamo già visto tante volte cattedrali nel deserto per investimenti o di reindustrializzazione o di realizzazioni di impianti e di attività che nulla avevano a che fare con il nostro territorio o che se avevano a che fare con le produzioni nostre tipiche e locali erano sovradimensionati rispetto alla realtà esistente. Abbiamo bisogno in un momento di crisi di sfruttare al meglio tutte le intelligenze migliori che noi abbiamo sul nostro territorio, che sono nella culla della cultura, che è il sistema universitario, per mettere a frutto le loro idee in sinergia con gli enti, con il Parco Nazionale del Gargano, che può recepire queste idee di questi giovani tra professori, laureandi e ricercatori all'interno dei propri piani. Presidente, non è la prima volta che collaborate con l'Università Foggiana. Sì, con l'Università Foggiana, così come anche con quella di Bari e con il Politecnico, abbiamo già stretto dei rapporti di collaborazione e sono rapporti di collaborazione che ci stanno portando a presentare dei bandi, a valere su finanziamenti regionali, europei. È importante la sinergia tra le istituzioni, è importante che il Parco Nazionale del Gargano e l'Università di Foggia trovino un momento, un tavolo di confronto e di dialogo per poter mettere a frutto il know-how e le capacità dei due enti, delle due istituzioni, per produrre dei risultati positivi sul nostro territorio. Da questo punto di vista questa Summer School è la seconda che noi realizziamo, perché una l'abbiamo già realizzata con l'Università di Foggia lo scorso anno a Vieste, quest'anno a Manfredonia, quindi la firma del protocollo è soltanto il suggello, la ciliegina classica su una torta che abbiamo già preparato e che abbiamo già reso appetibile ai nostri giovani. Direttore, oggi una firma di un protocollo d'intesa con il Parco Nazionale del Gargano. Di cosa si tratta e perché, ovviamente? Oh, si tratta di un protocollo d'intesa in cui il LERES, che è costituito da alcune sezioni dell'Università di Foggia e altre del Politecnico di Bari, intendono riflettere su un territorio, quello del Gargano, caratterizzato da una notevole poliedricità. Infatti l'obiettivo di fondo che noi ci poniamo, essendo il LERES un laboratorio di economia ambientale e scienze regionali, è quello di individuare praticamente delle forme di sviluppo sostenibile, non nel senso tradizionale del termine, perché l'idea nostra è che lo sviluppo consiste nell'aumentare le potenzialità e le opportunità per le generazioni successive. Quindi ad un certo punto non è solo controllare e conservare la natura così com'è, non è un fatto statico, perché è nella visione dell'uomo progredire, modificare, anche utilizzo il termine creare, e inserirsi in questo contesto che non è semplicemente un contesto naturale, ma è un contesto umano caratterizzato da radici storiche e culturali molto profonde e che è caratterizzato anche da un aspetto molto importante, che è la spiritualità dei luoghi. Quindi l'idea che noi vogliamo portare avanti,
partendo da quello che è il piano già elaborato dal parco, e di vedere come implementare nuove attività che riqualifichino anche vecchie attività economiche, proiettandole in una dimensione valida per il mercato. Quindi non è semplicemente andare a riqualificare i prodotti locali, ma diciamo proprio per la possibilità di attrarre sotto l'aspetto spirituale della riflessione, perché anche questa è un'opportunità che si dà all'uomo, nel senso che non è semplicemente una concezione materialistica dello sviluppo. Le opportunità sono proprio quelle di aprirsi a nuovi orizzonti, nuove riflessioni, e anche in questo tenere conto nella base spirituale dell'uomo, e quindi un concetto di sviluppo che non è solo esteriore ma anche interiore. E qui nel Gargano, con i suoi santuari, con le sue presenze micaeliche eccetera, è un luogo sul quale effettivamente sono stati attratti tanti personaggi, ed è possibile ancora attrarre masse, ma non solo per il divertimento, ma masse che inizino a percorrere una nuova dimensione. Ecco, questa è un po' l'idea di fondo: non fermarsi alla visione statica, ma proprio dinamica e interiore piuttosto che esteriore.